Cari concittadini, una buona notizia relativa alla nostra RSA. Vi ricordate che 2 giorni fa avevo dato notizia che si era verificato un nuovo caso positivo? Invece l'ospite risultata al primo tampone positiva al Covid è stata nuovamente tamponata ed il risultato è stato negativo. Quindi la nostra ospite sta bene, non è ammalata. Questo ci fa tirare un sospiro di sollievo. Ho chiesto comunque formalmente al direttore generale che per sicurezza vengano predisposti i tamponi a tutti gli altri ospiti e anche al personale all'interno della struttura per poter quindi in tempi rapidi tornare ad essere una struttura RSA come lo è sempre stata e quindi poter riportare a casa gli ospiti che sono a Fogliano della Chiana e poter permettere quindi il prima possibile la ripresa delle visite dei familiari nei confronti dei loro cari, sempre a distanza con tutte le precauzioni che già avevamo messo in atto nei giorni scorsi, ma potendo tirare un sospiro di sollievo e potendo riapplicare quanto prima il protocollo che avevamo concordato con la ASL, ovvero di subentro della cooperativa e di ritorno di tutti i nostri ospiti. Quindi una buona notizia, a testimonianza però del fatto che non esistono macchinari infallibili, tutti i macchinari hanno una percentuale non superiore al 95-96% di attendibilità. Quindi mi aspetto anche che l'ASL sblocchi quanto prima il macchinario che la nostra comunità aveva comprato e che è stato, il cui utilizzo è stato sospeso ormai da diverso tempo. So che stanno continuando le sperimentazioni per creare un protocollo ancora più attendibile, ma questo evento, come tanti altri si sono verificati con tanti cittadini in queste settimane, testimonia il fatto che nessun macchinario, né quello che aveva donato la comunità di Montevarchi, né tantomeno quelli già in dotazione dall'ASL, sono infallibili.